Io 520 euro al mese. È quella minima. Quella minima. Che ci fai? Cerca di pagare qualche bolletta che non ci arrivi. A fine mese non arrivi a pagare. Certo. La sera cenavamo con un mezzo litro di latte, una rosetta in due, io mio. Che fai? Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi vuole dare 80 euro alle pensioni, ai pensionati con la pensione minima, ci crede lei? Ma che ci crede? No? Promesse tante, però i fatti mai. No, assolutamente non ci si crede, no. Vediamo proprio, no. Vediamo, no, fumo di Londra. Ma che ci fa con 80 euro, signorina? Che ci fa, che ne so? Ma che ci faccio? Con 500, con 580, ma che ci fa? 80 euro qualche cosa si può fare, una bolletta si può pagare. Una bolletta, una, perché arrivano bollette di 100 e rotte euro. Anche una bolletta. Cioè, manco una bolletta. È una truffa perché vengono dati e ce le portano via da un'altra parte. Quindi tu che hai la minima mi stai dicendo che non ci credi. Che... Io mi sono venduta a casa per vivere. Con 80 in più, forse ci comperò un rotolo di più per il bagno. E quando si decide a darcele? Mai, ma quando ce le darà? Mai. Ci credi? E non ci credo, no. Ma ha visto se gli riesce da calà la pensione ai mega pensionati che pieno una barca di sordi, non gli riesce. Perché non gli riesce? Perché quelli non ci stanno. E la legge sono loro che la fanno. Che fanno se buttano a zappa sui piedi loro? Che arrivi a fine mese. Ma che pintermese che se non ci avevo casa dovevo andare a dormire al Colosseo. Fate sacrifici insomma per arrivare a fine mese. Ma che sta scherzando? Mi tocca io da un figlio pure di disoccupato. Quindi ce l'hai a carico un figlio? È sposato pure, mi tocca pure dargli la mano a pagare affitto. È una bufala questa. Perché una bufala? È perché non credo che c'ha i soldi. Non credo che c'ha i soldi. E dove li prendi questi soldi per darla? E quindi questa proposta perché l'ha fatta? Ma l'ha fatta per, politicamente, elezioni, adesso... Deve dire che dà 80 euro a tutti quanti, ma non ce l'ha.